L'inferno di fuoco che si è trascinato via Giorgio Adamo, 49 anni, imprenditore di Modica, ha continuato a divampare per l'intera giornata di ieri. Oltre 30 ore di durissimo lavoro tra ieri e sabato per due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e altrettante del distaccamento di Modica, coadiuvate da un paio di autobotti comunali, per il rifornimento d'acqua necessario a combattere le fiamme sprigionatesi dal magazzino centrale di cemento armato della Adamo SAS, il rogo che ha causato il decesso per infarto del titolare, stroncato dal duro colpo per aver perso tutto quanto guadagnato con i sacrifici di una vita, ha continuato ad ardere impegnando i pompieri ininterrottamente dalle 19 di sabato scorso fino all'intera giornata di ieri. Il primo rogo, quello a cui aveva assistito impotente Giorgio Adamo prima che lo cogliesse l'infarto fulminante, era scoppiato all'alba di sabato, ben prima di mezzogiorno. L'incendio, partito dal secondo magazzino prefabbricato più piccolo, attiguo a quello centrale, era stato domato, ma nella prima serata di sabato alte lingue di fuoco si sono levate dal magazzino centrale, stipato all'inverosimile fino al tetto, di frutta secca, legumi ed altri prodotti altamente infiammabili a causa dell'olio vegetale che contengono e che funge da naturale combustibile per le fiamme. Attimi di paura per i residenti di Contrada Mauto addolorata, ma in pochi minuti i vigili del fuoco si sono rimessi al lavoro, proseguendo, come accennato, per oltre 30 ore in maniera ininterrotta per avere ragione delle fiamme. Sono entrate in azione ieri anche le ruspe per eliminare i detriti e disperdere le colonne di sacchi di prodotti alimentari del valore di centinaia di migliaia di euro stipati nel magazzino, mentre un denso fumo nero pervadeva l'intera zona immersa nella canicola di una fosa domenica che ha sfiorato i 40 gradi. Per quanto riguarda le cause del rogo, sembra sempre più privilegiata l'ipotesi dell'origine dolosa. Si tenta di accertare se Giorgio Adamo avesse ricevuto minacce o richieste estorsive, dal momento che il racket delle estorsioni non può essere escluso in questa prima fase delle indagini.